Ben ritrovato, ben ritrovata nel mio canale YouTube. Io sono Danilo e oggi ti parlo della mia esperienza con l'eroina. Un'esperienza durata tanti anni, iniziata in adolescenza, circa 18 anni, e proseguita veramente per tanti anni. Te ne parlo in modo completamente free, senza censure, senza filtri, come ormai sai che mi piace fare. È una replica di una live andata in onda su Facebook e Instagram qualche settimana fa. Quindi non sarà una registrazione impeccabile, noterai qualche sbaglio perché ovviamente ero in live, ma mi piace lasciarlo così perché non me ne frega nulla. L'importante è che arriva il concetto e arriva il messaggio che voglio portare su YouTube, ovvero quanto è pericoloso fare uso di queste sostanze e quanto sia difficile uscirne, ma soprattutto il messaggio che uscirne è possibile. Si può fare, io ce l'ho fatta da solo. Oggi sono un coach per il recupero dalle dipendenze. Ho studiato tanto, mi sono formato e tutto quello di cui ti parlo sono, diciamo, cose che ho provato sulla mia pelle, prima di tutto. Quindi quello che ascolterai in questo video è frutto della mia esperienza. I consigli che ti darò sono consigli vissuti sulla mia pelle e quindi, se possono essere di ispirazione per te, ne sarò veramente tanto felice. Nel frattempo, iscriviti al canale. Accendi la campanellina e io mando la sigla. Ciao, a dopo. Vi racconto ogni venerdì un piccolo pezzetto in più di quella che è stata la mia esperienza con l'eroina. Da dove iniziamo? Iniziamo dall'adolescenza, da appena dopo i 18 anni, dove venivo da un anno molto molto duro per me, segnato da una profonda depressione, segnato da un anno intero chiuso in casa, perché ero arrivato al punto di non ritorno. La mia mente non sapevo più chi ero. E avevo paura del giudizio degli altri, avevo paura di guardare le persone, di ogni cosa che facevo nella quotidianità, era messa in discussione da me stesso, perché non sapevo più comunicare con le persone ed ero veramente completamente perso. Ero completamente perso dentro la mia mente, non sapevo più chi ero. In quest'anno che ho passato in depressione, quindi verso i 18 anni, passare un anno chiuso in casa è comunque un anno significativo, no? Perché perdi gli anni più belli della tua vita. E mi ricordo il compleanno di 18 anni fu una vera tragedia, perché lo feci quasi obbligato, perché andava così e quindi sembrava un peccato non farlo, ma non avrei voluto neanche festeggiarlo. Riesco a superare questo anno di difficoltà, di depressione, ritorno nella vita normale, tra gli amici, le vecchie amicizie che avevo coltivato fino a quel momento, e ritrovo tanti amici, tanti vecchi amici che avevano continuato a frequentare determinati ambienti e fare certe cose, e ricapito in determinate situazioni dove però c'era una grande novità. C'era la novità dell'eroina, della roba, la chiamiamo roba. Poi magari, ragazzi, se volete commentare, commentate, sono un pochino indifferita, però magari dopo mi fermo e rispondo a tutti quanti. Interagiamo un po', così se avete delle domande, qualsiasi cosa, ne parliamo insieme. E quindi conosco la roba, ritrovo tutti questi amici che erano cresciuti, erano cambiati, e si parlava in modo così naturale di questa nuova sostanza che, dopo un anno di totale blocco e questa incertezza che non era superata, anzi era amplificata, no? E ributtato in mezzo alle persone, era talmente facile di consumo che sono caduto, ma proprio di spontanea volontà. Ho detto: voglio provare, perché con la consapevolezza di staccare la spina, di annullare i miei problemi, le mie preoccupazioni che non riuscivo a gestire. Ero un ragazzino, non avevo gli strumenti per farlo, e ho deciso quindi di provarla. E la prima volta che la provai, mi ricordo all'inizio l'eroina, la fumai con la carta stagnola. E all'inizio l'eroina è piacevole, sia che la fai in vena, sia che la fai con la carta stagnola, è piacevole perché ti dà proprio quello che cerchi. Si chiama eroina perché è il femminile di eroe, ok? È colei che ti salva dai tuoi problemi,
e ti dà proprio quella sensazione che in quel momento si alleviano tutte le preoccupazioni, tutti i problemi. E se una persona, e se ti affacci con consapevolezza e con la tua volontà a quelle situazioni, e quindi lo fai proprio per annullare i tuoi problemi, lei ti dà la risposta che tu vuoi, ovvero ti dà il conforto, ti dà il benvenuto e ti prende a braccetto e ti accompagna. Ecco, l'arrivo dell'eroina nella tua vita è un arrivo lento, sì, ma più che altro è un arrivo calmo. Lei arriva in punta di piedi nella tua vita, non fa chiasso quando arriva, arriva, ti coccola, ti vuole bene, ti fa star bene, ti fa sentire a casa, no? Ti fa sentire un'amica vicino. E questa cosa all'inizio, ovviamente, quando non hai un'esperienza, quando sì, l'hai sentito dire, ma se una persona, se sei dipendente, addicted nella mente, cioè se vai e se cerchi le sostanze per compensare qualche mancanza, non ti interessa se gli altri dicono che faccia male o di astinenza o cose, a te quello che interessa è annullare i tuoi problemi perché non hai un altro modo per farli. E l'eroina ti aiuta in questo. Che cosa succede poi? All'inizio mi ricordo che l'assunzione era veramente minima, ragazzi, era minima perché all'inizio basta poco. Mi ricordo con uno 04 fumavamo in quattro persone, cioè ci giravamo ognuno con la stessa stagnola, girava tra di noi un tiro ognuno e ci bastava, stavamo proprio, ma veramente, veramente fuori, fuori, con gli occhi che cadono e stai così all'inizio, no? In tante persone te la giri, però è solo l'inizio, è solo l'inizio. Trapped in the concept, falsely accused, was used. And misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Qualcuno vedevo vicino a me che iniziava a starci male, che diceva cazzo, oggi sono stato a ruota, dicevano, sono stato a ruota, che cazzo significa ruota? Sono stato a ruota vuol dire in astinenza, sono stato male, ho avuto un acciacco, qua e là, forse vado al SERT, eravamo tutti agli inizi, però non ci credevo, non ci volevo credere, dico ma cos'è sta roba, cioè alla fine è una cosa gestibile, vedevo, no? E quindi continuavo, continuavo, e all'inizio, la prima volta proprio, ci metti un po' ad andare subito a diventare una dipendenza fisica, ma quando meno te l'aspetti, o quando perlomeno sai che prima o poi arriva, ma forse non ci vuoi pensare, non vuoi realizzare quella cosa, arriva il giorno in cui lei arriva, in cui arrivano i dolori, in cui inizia a star male. E inizia a dire cazzo, quell'amica, quella compagna che ti faceva compagnia, che ti aiutava ad alleviare i problemi, le difficoltà, che ti coccolava, con la quale stavi bene, tutto un tratto non puoi farne a meno. Non puoi farne a meno perché se non l'assumi stai male, ma stai veramente male. Stai un male che è un misto tra, non è neanche descrivibile, se c'è qualcuno in linea, so che c'è tra di voi qualcuno che fa uso di eroina, non è neanche descrivibile, no? Cosa si prova durante l'astinenza? È un dolore fisico, è un dolore che all'inizio è tra virgolette sopportabile, ma non lo è perché è comunque la prima volta che senti quel dolore, quindi è una novità, non sei abituato a star così male, quindi hai veramente ti scombussola tutto il tuo equilibrio e inizi a capire che quell'amica, quella compagna di viaggio diventa la priorità assoluta. Ma non per una questione, sì, un po' mentale, ma perché se non la usi stai proprio male. Stai male. E quindi questa sensazione di brivido, di freddo, di dolore, di mal di ossa, mal di muscoli, di stanchezza, di insonnia, se non fai uso di sostanza si ripete sempre. E un giorno intero passato in astinenza ti sembra una settimana, una settimana. E allora lì cominci a diventare molto debole, perché di fronte alla malattia, anche parlando, non parlando di dipendenza, di fronte a qualsiasi malattia, pensa quando hai l'influenza, quando hai la febbre, quando hai mal di schiena, appena senti il dolore, cosa fai? Prendi subito il medicinale, chiami il medico, perché dà fastidio quella sensazione, no? E con l'eroina, quando senti l'astinenza, è la stessa identica cosa. E tu in quel modo entri in quel giro in cui la prendi per non star male. Poi che cosa succede? Che l'eroina, come sappiamo, dà molta assuefazione. E quindi se all'inizio quel pezzettino diviso in quattro te la giri e ci fai una serata intera, poi quel pezzettino diventa un pezzettino a testa. E poi quel pezzettino a testa diventa per 3 volte quel pezzettino a testa. E ad aumentare sempre di più. Perché? Perché ti ritrovi a farne uso solo per non star male,
non per più per lo sballo, per l'effetto, ma per semplicemente per non star più male, per non star male. E questo diventa molto molto invasivo e ti porta ad un cambiamento completo nella tua vita. Ti porta a un cambiamento completo, sposti completamente la priorità sulla sostanza, cambia il tuo modo di vivere il lavoro, cambia il tuo modo di rapportarti con le persone, cambia il tuo modo di vivere all'interno della famiglia, perché nella tua testa c'è solo quello, c'è solo la sostanza che ti serve per star bene e per annullare sempre quei problemi e quindi per metterti un attimino KO. Ok, poi a volte capita che riesci a mantenere un equilibrio, riesci a farne uso solo magari una volta a settimana, riesci a farne un uso ponderato, a fare attenzione e a controllarti, o perlomeno lei ti fa credere che puoi controllarti. Puoi anche gestire questa situazione, ce la fai le prime volte, ce la fai. Ma ovviamente, come sappiamo, come vi ho raccontato venerdì scorso nella puntata in cui parlo di cocaina, e qui parliamo della sua cugina, sorella, droga simile, è lei che decide quando entrare e spazzare via tutto. Magari per anni riesci a farne un uso ponderato, ma poi arriva il momento in cui la stagnola non basta più, in cui l'uso aumenta, oppure in cui arriva la sostanza più potente, più forte, più buona, e quindi sei abituato a farne uso. Che cosa fai? Aumenti il dosaggio, perché è più buona e non vedi l'ora di trovare quella più buona, perché è la solita monotonia, vuoi provare qualcos'altro e sbam, arriva quella che ti dà più astinenza. Quindi ci sono tante variabili che al momento giusto arrivano e colpiscono la tua debolezza, colpiscono. Poi a volte ci fermiamo a fumare le stagnole, ora è diventato anche di un facile, forse è diventato tanto sottovalutata, perché ormai tanti ragazzini in adolescenza iniziano con le stagnole, perché fumare sembra una cosina, no? Veloce, facile, leggera, invece non è così. E quindi le stagnole, da una parte il fumare l'eroina, che 30 anni fa non c'era, ma chi iniziava col bucarsi. Adesso si inizia anche prima, e il dato allarmante è questo, che tanti minorenni iniziano a fare uso di eroina. Perché io mi rivedo un po' nei loro panni. Quando sottovaluti la cosa, l'unico pensiero che hai è di anestetizzare i tuoi problemi. L'unico pensiero che hai è la paura di affrontare la realtà, perché non sei capace, non hai gli strumenti, sei un ragazzino. E quindi essere di facile accesso, soprattutto per i ragazzini, ma poi è di facile accesso per chiunque, è un dato preoccupante, no? Preoccupante. E quindi dicevamo che l'eroina poi ti porta a vivere un cambiamento veramente veramente profondo nella tua vita. Rest in peace. Mi piace fare questa similitudine. Il mio ricordo con la dipendenza da eroina era un ricordo come se io fossi stato una candela con una fiammella fioca, leggera leggera, proprio senza la forza di una fiamma, con una fiammella che pian piano si andava spegnendo. Ecco, l'eroina, la metafora che puoi fare con l'eroina è questa: la tua vita è come una candela che pian piano si consuma da sola e si spegne, si consuma su se stessa, perché pian piano ti toglie le energie. Con il tempo, dipende ovviamente dall'uso che ne fai, in che modo e in che quantità, però diciamo che la sensazione con l'eroina è quella, è che ti porta via, ti risucchia via tutte le energie, e tu, senza che te ne rendi conto, ti ritrovi a vivere una vita passiva, ti ritrovi a vivere una vita senza voglia di vivere, voglia di vita zero. E la cosa che fa più male è che ci stai bene, è che in quella situazione in cui la tua energia è zero, in cui la tua voglia di vivere non esiste più, tu stai bene, perché l'eroina ti crea una zona di comfort nella quale tu stai comodissimo, perché lei continua a coccolarti in quel modo. E non è una sostanza molto 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 costosa come tante altre, ma poi alla lunga, nel lungo periodo, diventa costosa, perché hai bisogno di più assunzione, e quindi pian piano poi iniziano ad arrivare anche i primi problemi economici. E se sei debole e non riesci a dire no anche alle siringhe, poi c'è lo step successivo che ti può portare veramente alla rovina.
E quindi l'eroina ha il grande potere di cambiare completamente la tua vita. È vista in modo molto, diciamo, scettico da chi non conosce questa sostanza e questo mondo. E non è facile parlarne, non è facile, ragazzi, però so che chi fa uso di eroina vive molto nell'ombra. Vive tanto nell'ombra perché ti senti un po' in colpa, sì, verso te stesso, ma verso qualcuno là fuori che giudica, no? All'apparenza chi fa uso di una sostanza che magari non è nient'altro che una sostanza come un'altra. Una sostanza come un'altra. La debolezza è la stessa identica debolezza di una persona che decide di fumare un'altra sostanza, o che decide di utilizzare la cocaina, o che decide di avvicinarsi all'eroina. Parte dallo stesso spazio di debolezza, perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti umani, ragazzi, siamo tutti uomini, siamo tutti donne e siamo tutte persone che hanno dei problemi. Chi ha più forza, chi ha meno forza, chi ha più coraggio, chi ha meno coraggio, ma le sostanze sono lì. E poi è vero che sono scelte nostre, perché dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo ammettere di essere deboli e di avere un problema di dipendenza. Dobbiamo essere bravi in quello, perché nascondersi non è la soluzione. Continuare, posticipare il momento in cui affronterai il problema non è la soluzione. La soluzione è ammettere di avere quel problema, di essere debole, accettare di essere un tossicodipendente, anche se è una parola brutta, una parola che suona male e che rigetti sempre, no, questa parola, e dici: cazzo, io non sono tossico, io non sono tossico, lo rifiuto sta parola perché non lo sono, la uso una volta a settimana, sia che sia l'eroina, sia che sia la cocaina, la uso una volta a settimana, non sono tossico. Ma riesci a farne a meno quella volta a settimana? La domanda è: quella volta a settimana o quella volta al mese, riesci a dire no quando arriva la tentazione? Fatti questa domanda. Se non riesci a dire no, sei un dipendente e quindi bisogna ammetterlo, è lo step necessario per iniziare un percorso. È come avere la polmonite ma non andare dal dottore e prendere lo sciroppino. Se non ammetti di avere la polmonite, non puoi fare le cure adeguate per farti passare la polmonite. Lo stesso identico discorso: se non ammetti di avere una dipendenza, non puoi fare il giusto percorso di recupero per superare una dipendenza. Sei d'accordo con me? Ammettere a te stesso di essere un dipendente è un passo molto difficile, perché ovviamente c'è di mezzo l'ego, c'è di mezzo l'orgoglio e c'è di mezzo quella convinzione che tu credi che comunque riesci ad uscirne da solo, che riesci ancora a gestire l'astinenza, a gestire la tua voglia di utilizzare. E quindi molto spesso ci mettiamo degli anni prima di accettare, di ammettere, no? Di avere una dipendenza. Se sei consapevole di vivere una dipendenza, se fai uso di sostanze e vorresti uscire, io ti consiglio innanzitutto di iscriverti a questo canale, perché trattiamo solo e esclusivamente argomenti per il recupero dalle dipendenze. E in più ti suggerisco di andare sotto nelle descrizioni, dove trovi un link per un webinar completamente gratuito, 100% gratuito, dove troverai tanti tanti spunti, tanti consigli per uscire da una dipendenza, per dire no alle tentazioni, per rimetterti in piedi, per iniziare il tuo percorso di recupero. 100% free, vai sotto, clicchi, te lo guardi e io ti lascio continuare con la visione di questo video, forse ci vediamo più tardi, non lo so. Ciao, 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 ciao. Decisi di andare al CERT, decisi, anche quello è stato un passo molto difficile, perché andare lì dentro era proprio la missione, era sentirmi etichettato come tossicodipendente, e non è facile, non è facile. Mettersi l'etichetta in fronte e dire: ok, sono tossico, ok, ho una dipendenza. Non è affatto facile. Però ci vai perché ne hai bisogno e quindi ci vai. Grazie a Dio esistono i CERT, grazie a Dio esistono le infermiere, le dottoresse, le persone che ci seguono e che ci permettono di supportare il nostro dolore con una terapia gratuita. Da una parte, forse se non esisteva, magari avevamo più lo stimolo di smettere, però dobbiamo veramente ringraziare. A me ha aiutato tantissimo, tantissimo fare un percorso nel CERT e ho iniziato circa 20 anni.
ho iniziato a 20 anni con il CERT, all'inizio prendevo il subuxone, solo che succede che entri in un nuovo meccanismo, entri in un nuovo loop dove tu ti porti dietro le tue insicurezze, le tue debolezze, perché non basta smettere con una sostanza per superare la dipendenza. La dipendenza è anche una dipendenza comportamentale, un comportamento della mente, è una serie di pensieri che si innescano, che vanno superati. E quindi se ti togli una dipendenza, superi, stacchi con quella sostanza, se non fai un percorso di recupero, che cosa succede? Che ti rifugi nel metadone, ti rifugi nel subuxone, nelle terapie che ti passa il CERT, e vai e diventi dipendente da quello. Ok? Magari riesci a dire no all'eroina perché hai il farmaco che non ti fa sentire il dolore. Però là fuori è pieno di altre sostanze. Quindi mentre prendi il metadone, mentre prendi il subuxone e sei dipendente da quella terapia controllata, una dipendenza controllata, ma sei dipendente, se non lo prendi stai male, che cosa fai? Inizi a bere, oppure inizi a prendere cocaina, oppure ti ammazzi di canne. Perché facciamo così, perché facciamo, oppure farmaci, perché poi al CERT quando hai un acciacchino ti dà il farmaco. E quindi è fare un piccolo passo verso una guarigione apparente che invece ti apre un altro mondo, ti apre un altro mondo. E quindi c'è da fare molta molta attenzione con le terapie, perché poi entrare, mettere un piede nel mondo dei farmaci, mettere un piede, sentirsi un po' tranquilli sotto il punto di vista dell'astinenza e quindi rifugiarsi su un'altra sostanza. Che cosa succede? Succede che la dipendenza da metadone rimane e me l'ho portata avanti per tanti anni, ragazzi, per tanti anni. E in più se ne somma un'altra, che è quella magari della cocaina o dell'alcol o del gioco. Perché non hai fatto, no, non facevo il percorso di recupero che poi ho iniziato gli anni successivi. E quindi posticipavo sempre questo problema. Posticipavo sempre, e non è questa la soluzione. L'astinenza è dolorosa. L'astinenza è dolorosa. Ho provato a togliermi il metadone tante volte, mamma mia, tante volte, tante volte. E ci sono riuscito tante volte con lo scalaggio. Con l'affido, poi facevo lo scalaggio a casa da solo, ci stavo attento, però è veramente, è una bestia nera. Togliersi, diciamo, tanti paragonano, il metadone è peggio dell'astinenza dell'altra, più doloroso. Diciamo che l'astinenza è astinenza, quando stai male fisicamente, stai male fisicamente. E la tua testa, quando stai male fisicamente, sente il dolore, la tua testa non pensa a nient'altro, perché quando hai. Quando hai un braccio rotto, ok, e senti continuamente il dolore, a cosa pensa la tua mente? Pensa a quel dolore. Non riesci a pensare a nient'altro perché ti manda sempre l'impulso, pulsa, pulsa, no? Quando ti rompi qualcosa, ti manda sempre un segnale continuo. È la stessa identica cosa, quando sei in astinenza, la tua mente pensa sempre a quello. Poi può essere un'astinenza più dolorosa, meno dolorosa, dipende che assunzione facevi, da quanto tempo hai staccato, ok, ma è comunque astinenza, la tua vita è completamente condizionata da qualcosa che non controlli. E ho affrontato queste situazioni veramente, ma tantissime volte, tantissime, tantissime volte. E sono riuscito a smettere, ad arrivare a zero, credo quasi 10 volte, tante volte. O solo con la sostanza o col metadone, scalare fino a zero. E poi le prime volte, dopo 2 o 3 giorni passa, e quando passa ti senti tipo King Kong, no? Stai bene. E dopo un po' di giorni, dopo le volte successive, ci metti un po' di più, un po' di più, fino ad arrivare alle ultime volte, tipo qualche anno fa, gli ultimi periodi in cui ho scalato il metadone, sono stato veramente malissimo, ma piegato per 2 o 3 settimane, e non passa mai, perché più tempo la porti avanti, più si radica dentro di te, più si rimane attaccata alle tue pareti come un mostro che non se ne vuole andare da dentro di te, da dentro di te. E a volte è brutto dirlo, ragazzi, ma a volte è necessario toccare il fondo per capire, per trovare la forza di dire basta, rivoglio indietro la mia vita. Ho iniziato che ero un ragazzino, non volevo arrivare a questo punto, non volevo, rivoglio indietro la mia vita.
Però devi toccare il fondo, perché se non tocchi il fondo succede che resisti, tieni duro l'astinenza 2, 3 giorni, una settimana, e poi sei nuovo, stai bene, ma nella tua mente c'è qualcosa che non funziona e sei debole, sai che non devi farlo, però la tua testa ci va, perché va così, perché va così, perché va così. E possiamo sbagliare 1.000 volte, ma finché non fai un lavoro su te stesso è veramente duro. È molto utile crearsi nuovi hobby, nuove routine, crearsi un ambiente motivante, un ambiente fatto di persone che non fanno uso, che non hanno, o che stanno smettendo, che stanno in un percorso di recupero, perché il tuo stato mentale, i tuoi pensieri sono la cosa più preziosa in quel momento. Perché l'eroina, come ti dico, è come se tu sei una candela che piano piano si spegne. E se non trovi la forza di tirarti su, tu ti spegni inesorabilmente, inesorabilmente. Poi, grazie a Dio, esistono tante comunità, tanti centri, come ad esempio San Patrignano, che è stato creato da un angelo che è sceso in terra, che era Muccio lì, che ha creato qualcosa di incredibile, che ha segnato la storia per tanti giovani, tante famiglie, tante persone che avevano problemi di dipendenza da eroina e che li ha letteralmente tirati fuori dalla strada e ad oggi ha curato 20, 30, 40 mila persone, ormai non so più quante persone hanno trovato aiuto lì. Con l'eroina sono nati tanti centri di recupero e quindi quello è il lato positivo. C'è stata una risposta da parte di comunque di chi aiuta le persone e quindi quando ti trovi così in difficoltà hai un posto dove poter farti aiutare. Nella mia storia, nel mio caso, come saprete, non ho mai fatto comunità, ho preferito assumermi le responsabilità, perché di mezzo c'erano tanti altri fattori che vi ho raccontato in altre dirette, come i debiti, altre dipendenze, la famiglia, i casini che avevo combinato e mi sentivo veramente un codardo a prendere, scappare e andarmene per tanto tempo. Anche se ora, se dovessi tornare indietro, forse farei la scelta della comunità prima, però ovviamente non si può tornare indietro, no? Perché la comunità aiuta molto, ci sono persone professionisti, puoi fare veramente resettare, crearti nuove abitudini, un attimino puoi veramente affrontare e superare quel problema, quindi aiuta molto. Però io non ho potuto mai farlo e per questo ho deciso di tirarmi sulle mani e ho iniziato dagli step che vi dicevo, quindi dal primo step, ovvero che era l'ammissione. Dopo tante tante volte ho detto, cazzo, io qua ho questo problema enorme, che cosa vogliamo fare? Vogliamo nasconderci ancora oppure vogliamo portarmelo avanti per tutta la vita? C'è un problema, se c'è l'eroina il problema è enorme, se non c'è l'eroina ce n'è un altro che è ancora più grande che la cocaina, oppure un altro, la mia testa non funziona, ok? E da lì è iniziato, come sapete, il mio percorso di recupero, la mia decisione, il mio grande perché, il mio grande desiderio di riprendere, di riavere indietro la mia vita, che ormai non avevo più, non sapevo più che cosa significasse vivere in modo libero, sereno, cioè sognavo quasi, no? Di alzarmi libero al mattino, senza dolori, acciacchi, senza il pensiero di dover andare di qua, di là, senza vivere più quelle situazioni in cui devi chiamare il tipo che ha la cosa, aspettare ore, veramente situazioni off limit che non ne potevo più di vivere, no? Non ne potevo più. Chi ha vissuto un'esperienza con l'eroina conosce bene queste sensazioni. Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Io il consiglio che posso darvi, ragazzi, è quello di non fare gli stessi errori che ho fatto io. Di non cercare la scorciatoia. Quando vivi un'esperienza come l'eroina e quindi una dipendenza anche fisica, la tentazione è quella di cercare sempre la scorciatoia, la scappatoia veloce, perché la mente non vuole soffrire. Il nostro cervello ci vuole bene, il nostro cervello non vuole che il nostro corpo stia male.
E quindi cerca sempre scappatoie, scorciatoie che ti fanno passare l'astinenza veloce, una clinica che ti fa i lavaggi al volo con una settimana, oppure un percorso ultra rapido per dove con i farmaci dormi sempre, quindi ti passa l'astinenza così. Cerchi le migliori scappatoie per non affrontare il problema, ma non è quello il modo per affrontare una disintossicazione. Non è assolutamente quello. E non è un altro modo che chi fa uso di eroina spesso capita di usare, è quello dei farmaci. La soluzione non sono i farmaci, non sono i farmaci, anche se la tentazione è tanta, perché la notte non dormi, perché hai questo acciacco, hai quell'altro, ma resisti, assumi le tue responsabilità, ok? E di a te stesso che se ti trovi in quella situazione è perché l'hai cercata tu, hai scelto tu di trovarti in quella situazione. E quindi è giusto che ti assumi le responsabilità, affronti quella problematica, inizi a scalare con la terapia, ok? E sposti il focus su nuove attività, su nuove abitudini, per spezzare quella routine e creare nuove attività all'interno delle tue giornate. Questo è il modo per affrontare una dipendenza da eroina. Non è imbottirsi di farmaci. In quel modo ti fai solo del male. Ti fai solo del male. Poi togliersi quella di più, l'altra dipendenza, la dipendenza da farmaci, è ancora peggio. È ancora peggio perché il farmaco lo prendi in farmacia. Ok? Che è la droga più sottovalutata di tutte. Un italiano su tre fa uso di psicofarmaci. Faremo una diretta specifica su questo perché è un argomento infinito. Lo psicofarmaco è la droga più utilizzata in assoluto in Italia ed è legale. Quindi attenzione a non trovare nel farmaco la salvezza dall'astinenza, perché non è la salvezza, è la fine. È la fine. E quindi non fate questi errori, non continuare a scappare dai problemi e non sottovalutare le ricadute. Io tutte queste volte che sono riuscito a togliermi l'astinenza, l'errore costante che ho sempre fatto è quello di sottovalutare la piccola ricaduta, la piccola fumatina, la piccola ricadutina, perché dico vabbè, tanto ormai ho superato, sono stato così male per superare l'astinenza che sicuramente non ci ricado più, faccio una fumatina e basta. Assolutamente no, ragazzi, ormai lo sappiamo, non c'è da sottovalutare nulla, perché non abbiamo la forza di dire no, che comandano le sostanze, sono loro che quando dicono che è ora arrivano e si portano via tutto. Quindi se posso concludere, poi leggo anche i vostri commenti, diciamo che l'eroina è una sostanza malefica, maledetta, perché vi posso dire la completa sincerità, voglio essere completamente sincero con voi, dopo tutte queste sofferenze, tutti questi anni, queste lotte continue con le sostanze, con l'eroina soprattutto, il ricordo che ho di lei sembrerà assurdo, ma inconsciamente dentro di me non c'è un ricordo diciamo non così negativo come dovrebbe essere. È un ricordo brutto di una nemica, di una cosa che mi ha succhiato l'anima per lunghi tratti, ma non è così negativo, perché lei comunque ti coccola e ti sta vicino e ti aiuta in quei momenti, ti crede di farti aiutare in quei momenti, mentre ti sta portando via tutto. E quindi fate molta attenzione, ragazzi, questo è il vero pericolo dell'eroina, che si chiama così apposta, si chiama, è il femminile di eroe, perché è un eroe che crede, che ti fa credere che è l'eroe della tua vita, che ti salva. L'eroe cosa fa? L'eroe è il paladino della giustizia che arriva e ti salva dal male. Lei è eroina, è un eroe mascherato, ti fa credere che è questo. Te lo fa credere, lo credi veramente, e anche dopo ti rimane quel ricordo perché ci pensi e non hai un, diciamo, hai paura, ma non hai un ricordo abbastanza negativo, e la ricaduta è sempre dietro l'angolo, quindi molta molta attenzione. Questa era la mia storia con l'eroina, e nel prossimo video ti faccio vedere una piccola anticipazione di quello di cui parleremo, ovvero questo qui, la mia storia con il Texas Hold'em, perché sono stato anche un giocatore di Texas Hold'em, e ti parlerò di come anche il gioco d'azzardo può iniziare come un piccolo gioco, ma poi se la tua mente è una mente addicted è un attimo passare da divertimento a comportamento compulsivo e quindi dipendenza. Rimani collegato, iscriviti al canale, accendi le notifiche e seguimi su tutti i profili social, Facebook, Instagram, dappertutto.
Ciao amico mio, mi auguro che possa esserti stato d'aiuto questo video. Ti voglio bene. Ciao.